un impegno importante purtroppo, sempre istituzionale. Allora, mi dispiace perché poi, come spesso accade, chi interviene anche in maniera veemente, in maniera anche legittima, nei confronti di una critica, nei confronti dell'amministrazione, proponendo anche delle soluzioni, poi giustamente al buon gusto di non aspettare le risposte e di andarsene prima che finisca anche l'intervento di chi è seduto legittimamente ad ascoltare tutte le problematiche. Allora, a me faccio una piccola premessa, veramente vi tolgo 5 minuti di tutto l'intervento, ma una piccola premessa è doverosa. Mi ricorda quando, eletto nel 2006, io e Ornelli decidemmo di pedonalizzare la piazza Ancomarzio. Tutti arrabbiati, facciamo tutti gli stessi discorsi. Noi abbiamo un bar, ci siamo fermati perché sennò non... Legittimamente abbiamo perso anche le elezioni per quella pedonalizzazione. Però un passaggio che io rivendico anche con grande forza, perché adesso qualcuno forse abbassa la testa quando noi passiamo in quella piazza che ha gli stessi problemi di tutte le piazze, parcheggi, viabilità, nodi di scambio, eccetera eccetera, che però sia un'altra visione. Quindi io credo che è vero, l'amministrazione ha il dovere, l'obbligo morale nonché istituzionale di avere un confronto diretto con le proprie rappresentanze, però è anche vero che ne ha forse anche una logica che dipende anche da alcune scelte che deve intraprendere, perché se l'amministrazione adotta il sistema per cui ascolta tutti e dice a tutti di sì, succede quello che è successo negli ultimi 5 anni, che non è avvenuto niente. A volte abbiamo usato un po' di coraggio, come in questa occasione, però vi posso dire una cosa: noi, così a scanso di equivoci rispetto a tante dicerie anche messe a sistema, questo è un evento, è stata una volontà fatta anche dal Presidente rispetto a un voler in qualche modo rilanciare la progettura di Ostia Antica, perché anche forse questo è colpa dell'amministrazione che non ha saputo comunicare. Noi stiamo cercando con tanta forza affinché sia il borgo sia gli scavi diventino patrimonio dell'umanità. Quindi in questa iniziativa rientra anche in virtù di quell'idea, affinché Ostia Antica venga acceso un riflettore non soltanto da un popolo romano che molto spesso non sa di avere questo bellissime scavi e questo bellissimo borgo medievale, ma pure anche un'attenzione un po' più alta rispetto ai temi politici. Taglio con l'accetta perché il tempo è tiranno come sempre. E quindi di conseguenza non è la volontà dell'amministrazione, perché finché io sono l'assessore alla mobilità e ai lavori pubblici, Via dei Romagnoli non si vedrà mai in maniera determinante. D'altro canto, come già molti di voi sanno, c'è una progettualità rispetto a Piazza Gregoriopoli di volere in qualche modo, in visione futura, di rendere unita la parte del borgo con la parte di Piazza Gregoriopoli. C'è uno studio di fattibilità rispetto a pedonalizzare quel tipo di struttura, quindi Via Gesù, capire in che modo la mobilità. Ma Via dei Romagnoli, per ovvie ragioni note a tutti, in questo istante, finché non partono legittimamente i lavori dei nodi, che anch'io avevo i pantaloncini corti quando l'ho sentito la prima volta, finché non parte quella roba lì nessuno si azzarderà mai a chiudere in maniera definitiva. Era una sperimentazione per le domeniche, dove ripeto molte anche delle attività commerciali sono chiuse, quindi giustamente poi invece chi è aperto tutti i giorni può avere legittimamente delle carenze rispetto agli incari, ma credo più legati a altri temi piuttosto che a quelli della pedonalizzazione, almeno dal mio punto di vista. E soprattutto, ripeto, in virtù anche del fatto che finché non partono quel tipo di opere difficilmente si possa realizzare la pedonalizzazione in toto come è stato fatto questo tipo di sperimentazione. E mi dispiace che appunto la signora è andata via, perché è volontà del mio assessorato, della mia persona, di voler delocalizzare il capolinea a Piazza Gregoriopoli, perché io credo che sia veramente uno scandalo che un patrimonio così ampio possa avere fermate degli autobus. Ci sono altre soluzioni, una fermata arriverà per forza sicuramente, però